due notizie. La prima è i due punti importanti contro un'ottima Sassari, una squadra che ci ha messo in grande difficoltà per tutti i 40 minuti. E la seconda grande notizia è aver trovato una squadra, aver trovato grande emotività, è una squadra che ha trovato cuore, è una squadra che ha trovato la voglia, soprattutto nella seconda parte della partita, di andare oltre ai limiti tecnici che in questo momento abbiamo, nel senso che sappiamo benissimo che abbiamo tanto da lavorare, ma innanzitutto i 5.000 del Paladozza e soprattutto anche il Paladozza hanno creato un'atmosfera fantastica, perché credo che addirittura stasera sia stata un'atmosfera ancora forse più calda e più incredibile di quelle che viviamo al Palabigi, quindi ci siamo sentiti anche da quello che ho visto anche un po' la squadra dell'Emilia, perché c'era gente che veniva da Ferrara, venivano da Sassuolo, insomma c'erano tanti pullman addirittura da Mantova, insomma per un attimo ci siamo sentiti un attimo il centro del basket regionale e soprattutto abbiamo sentito tanto entusiasmo. È una squadra che deve ancora lavorare tanto, e il pubblico ci ha aspettato, perché questa è stata la grande cosa che ha fatto il pubblico di Reggio oggi. Appena ha visto la squadra che ha fatto due cose di fila ci ha trascinato, dall'altra parte sappiamo benissimo, siamo i primi a dirlo, di essere molto indietro. Una squadra che deve lavorare tanto, che ha trovato grandi equilibri, deve trovare nuovi equilibri, deve trovare nuovi equilibri sia a livello di personalità che a livello tecnico, ma queste sono tutte cose che sapevamo se tutti insieme, parlo di noi, dell'ambiente, di tutti quanti, cominciamo definitivamente a dimenticare quello che è stato il passato. First I want to say big thank you for our fans, for this atmosphere in because this is not our gym. And about the game, we start good, and after that I don't know what's happened, we played very bad. I think so first in defense, after that also in offense. And on the second half, I don't know, we start maybe to play a little bit physical with contact and again stop to play and on the end we keep to play with contact negatic. So this is the big win for us, because this is the very tough to play here, because this is, I say, this is not our game. This win was huge. It was very important for us, especially after a close loss against Caserta, also a close loss in the Super Cup against Avellino. This game felt like we've been there before, and this time we pulled it out and came out victorious. The locker room was crazy, guys celebrating, but that's just a testament to the fans coming out and giving us energy, and giving us energy in the locker room as well to love each other. Now, my game is coming around. Coaches are helping me out a lot with my role on this team, and making me a leader of this team, so I'm a little bit more comfortable this year than I was last year, knowing all the guys when I got here this summer. So my role is being bigger than it was in the playoffs, and hopefully we can lead you to more wins.